Noi vogliamo un colloquio democratico durante il quale si discuta senza arroganza e senza ricorrere a minacce. Vogliamo esaminare insieme la situazione e trovare le soluzioni che possono essere utili agli agricoltori. Lo ha detto il presidente della provincia, Eugenio Dorsi, al Consiglio provinciale di ieri sera, sottolineando da un lato la certezza della necessità di costruire l'aeroporto e dall'altro la convinzione che gli atti intimidatori di questi giorni non condizioneranno le decisioni dell'amministrazione. Consiglio provinciale che, come lui stesso aveva anticipato, ha visto una cospicua presenza e delle forze dell'ordine e degli agricoltori licatesi, proprietari dei terreni dove verrà costruita la struttura aeroportuale che sono oggetto di una procedura di esproprio, giunti dinanzi il palazzo di provincia con tanto di striscione. Ed in effetti la delegazione ha preso parte ai lavori consiliari e ha ascoltato il presidente della provincia e i consiglieri intervenire sull'argomento aeroporto. Nel merito Dorsi ha ribadito come ormai l'iter sia a buon punto con l'ottenuto certificato della VAS e quello di massima della via. Ieri ho parlato con Alfano, il quale mi ha indicato le strade da seguire e ci siamo anche preoccupati di avere gli aerei, avviando dei contatti con alcune società, ha detto il presidente della provincia. E nell'annunciare una riunione prevista per il prossimo 18 maggio ha affermato con tono da ringa difensiva: noi siamo arrivati dove altre amministrazioni se lo sognavano e voi ora mi dite di spostarlo e ricominciare da capo per 27 agricoltori. Con loro ragioneremo certamente, ma non posso chiedere di annullare tutto. Più direttamente nel merito delle istanze di protesta che provengono dal mondo dell'agricoltura per l'avvio delle procedure di esproprio, Dorsi spiega come non ci sia corrispondenza tra le 2.500 unità lavorative e le 850 società agricole che sarebbero a rischio per gli agricoltori e le 320 imprese agricole, di cui solo in 27 ricadenti nella zona in cui dovrà sorgere l'aeroporto, risultanti da un controllo incrociato effettuato in collaborazione con la Camera di Commercio. Inoltre a queste imprese risulta un reddito inferiore ai 7.000 euro almeno dichiarato, afferma Dorsi, e risulta comunque improbabile con questi numeri che possano dare lavoro a 2.500 persone. E dai lavori del Consiglio provinciale emerge l'auspicio del presidente Dorsi e dei consiglieri di un incontro al più presto con gli agricoltori e le organizzazioni sindacali per trovare un'intesa che venga incontro alle esigenze di tutti. Al termine della discussione, i lavori del Consiglio provinciale sono stati aggiornati a martedì prossimo. Giorno per giorno per vivere il loro pane quotidiano.